Amici Dennis Fantina, ecco che fine ha fatto. Amici è un ottimo trampolino di lancio per i cantanti e i ballerini che vogliono ottenere successo. Molte volte è stato davvero così, come nel caso di Emma Marrone, Alessandra Amoroso e tantissimi altri. Purtroppo però le cose non sono andate nello stesso modo per il primo vincitore di Amici in assoluto. Si tratta di Dennis Fantina, che all'epoca partecipò al talent show, quando ancora prendeva il nome di Saranno Famosi. A suo tempo il cantante vinse l'edizione e riscosse un buon successo nell'immediato. In seguito, però, le cose non sono andate altrettanto bene. A raccontarlo è stato lo stesso Dennis, che in precedenza è stato anche concorrente di All Together Now, la trasmissione di Michelle Hunziker. Infatti, il cantante ha dichiarato di aver avuto due bambini ed una famiglia, dopo la vittoria ad Amici. Purtroppo però le cose non sono andate bene per lui, infatti è disoccupato ed è in difficoltà dal punto di vista economico. Fantina ha raccontato che ancora adesso riesce a vivere di musica, ma ovviamente si tratta di un guadagno non sufficiente per sé e per la sua famiglia. Per questo motivo il cantante ha anche tentato di ottenere ulteriore successo con All Together Now. Dennis Fantina, proprio alla luce dei suoi scarsi guadagni e non essendo riuscito a trovare un'occupazione alternativa, ha deciso di rivolgersi ad All Together Now. Nel corso dell'ultima edizione del programma, infatti, Dennis ha partecipato in quanto di concorrente. Gli ha spiegato che non ha più un lavoro ed ha anche ammesso di essere felice di vivere di musica. Non è una cosa che gli crea problemi, però allo stesso tempo ovviamente gli farebbe piacere avere dei soldi in più in tasca per la sua famiglia. Ad ogni modo, Dennis Fantina ha comunque dimostrato il suo talento ad All Together Now, arrivando alla finale del programma. Il cantante si è esibito più volte ed ha ottenuto molti consensi da parte della giuria. Cisco, che ha valutato le sue esibizioni, invece è apparso meno entusiasta ed ha detto che gli sembrava un cantante troppo vecchio stile. Al contrario, invece, Dennis Fantina è riuscito a convincere J-Ax, che si complimentò con lui per essere riuscito a confrontarsi con cantanti di grande livello senza sfigurare. Voi che cosa ne pensate? Vi ricordate di Dennis Fantina e vi aspettavate che la sua carriera si sarebbe evoluta in questa maniera oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.